L'Avezzano brinda i primi punti conquistati in trasferta, batte 2-0 il Porto Sant'Elpidio, gara giocata delle vittorie di Tolentino per l'indisponibilità del comunale elpidiense e si porta solo 3 lunghezze dalla zona salvezza. Per i marchigiani terza sconfitta nelle ultime 5 gare, ma ciò che preoccupa di più in casa Porto Sant'Elpidio è la difficoltà nel centrare lo specchio della porta. Mister Mengo propone Cuccù dall'inizio con Ruzzieri in panchina, gara scoppiettante sin dalle prime battute. All'occasione dei locali, dopo 3 minuti e mezzo, risponde Gaeta poco dopo con un tiro da fuori, marsicani ordinati a metà campo con un 4-4-2 che vede Puglielli accanto a Gaeta, stesso modulo anche per i locali che però presentano un rombo di centrocampo con l'onnipresente Borgese vertice basso e il gioiellino Miccoli trequartista dietro Maio e Cuccù. Cianelli al 16° all'occasione di portare in vantaggio i biancoverdi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva sui suoi piedi, traversa. Gli ospiti giocano a viso aperto, al 32° percussione di Gaeta, pericolo per i padroni di casa che si salvano in corner. Poi è la volta di Cuccù che impegna Fanti su calcio piazzato. Finale di tempo di marca marsicana. Mister Liguori ordina a Quatrana di spingere sulla destra per tenere il dirimpettaio Terezio più basso e proprio Quatrana potrebbe far male al 44°, ma spreca così. Nella ripresa Puglielli, dopo appena 40 secondi, manda al lato. Miccoli mostra di avere buoni piedi, ma la mira non è precisa. Il Porto Sant'Elpidio le sue occasioni le crea pure, ma non è giornata. Maio prova a mettere un pallone teso al centro, ma nessun compagno è pronto. Mentre Monserrati incorna sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Fanti ci mette i guantoni. Cuccù cala la distanza, mister Mengo lo lascia però in campo perché dai suoi piedi potrebbe arrivare sempre una giocata vincente. Aumenta però il peso d'attacco della sua squadra inserendo Ruzzieri al posto di Frinconi, con Miccoli che scivola una decina di metri più dietro in posizione di mezzala. Al 27° il vantaggio ospite. Franchi, entrato un attimo prima al posto di Quatrana, su calcio piazzato da distanza siderale pennella per Magri. Giacchetta legge male la traiettoria lasciandosi scavalcare dal pallone. Una doccia ghiacciata per il Porto Sant'Elpidio che nei minuti finali qualche occasione per pareggiare la creerà pure. Ma lo specchio della porta dell'Avezzano resta stregato. Anzi, in pieno recupero gli ospiti chiudono il conto con Gaeta che manda fuori fase il diretto marcatore e scaglia un bolide alle spalle di Giacchetta per il 2-0. Al fischio finale mister Liguori corre ad abbracciare i suoi ragazzi 1-1, mentre in casa marchigiana volti cupi. Abbiamo più sofferto il primo tempo perché loro comunque il primo tempo hanno creato qualcosina, dove il secondo tempo ci hanno fatto solamente un gol su una punizione e il gol all'ultimo secondo, okay, dove noi avevamo messo tanti attaccanti. Ripeto, abbiamo non fatto bene, non abbiamo fatto neanche male, abbiamo fatto la nostra discreta partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto il primo tempo con Riccardo e Maio che hanno tirato davanti al proprio portiere. Diciamo che è un periodo che non gira bene, però abbiamo la buona base, secondo me, cioè dobbiamo un attimo allinearci, un attimo a vedere delle piccolezze. Dobbiamo continuare con questa mentalità, dobbiamo continuare a capire che bisogna soffrire, cominciamo a capire che significa la Serie D, però secondo me fa parte tutto il nostro percorso, sapendo che dobbiamo migliorare perché altrimenti in questo momento paghiamo ogni nostra ingenuità e questa è un po' la cosa più negativa. Secondo me è un momento che in questo momento qui, ripeto, ci arriviamo, ci siamo arrivati anche il primo tempo, ci arriviamo anche il secondo tempo, penso abbiamo creato 5-6 palle gol e anche altre situazioni dove potevamo fare bene. Adesso non riusciamo a fare gol, paghiamo alla prima distrazione. Sono strafelice per i ragazzi perché so quanto ci tenevano comunque a far punti, soprattutto dopo questo inizio che abbiamo un po' balbettato, dove non abbiamo raccolto nulla. Oggi invece sono contento, soprattutto sono contento perché secondo me abbiamo fatto 3 punti contro una grandissima squadra organizzata che gioca a calcio, che ha delle idee, quindi sono felice veramente, più per i ragazzi che per me. Anche loro il primo tempo comunque ci hanno messo in difficoltà, è stata una partita aperta perché l'abbiamo giocata. Poi fortunatamente oggi abbiamo avuto fortuna su quella palla inattiva che avevamo provato, avevamo insistito, sapevamo come difendevano e fortunatamente l'abbiamo portata a casa. Poi ha voluto abbracciare i suoi ragazzi 1-1. Sì, perché so che durante la settimana sono molto esigente, sono che comunque chiedo tanto, però do anche tanto e quindi con loro ho un rapporto, diciamo, senza filtri, zero barriere.